aveva 26 anni, ricordiamo che era di Newark nel New Jersey e i suoi manager erano Goody e Pat Petronelli, e che aveva già combattuto 50 combattimenti con 46 vittorie, 38 per KO, quindi veramente un uomo da KO. Aveva perso solo nel 76 contro Bobby Watts e Willie Monroe. I due pari l'aveva conseguiti contro Ray Seals e proprio Vito Antuofermo, come abbiamo visto nelle immagini poc'anzi. Luigi Famani invece in quel periodo era un pugile molto quotato, aveva raggiunto addirittura il secondo o il terzo posto nella classifica mondiale, era un buon picchiatore, d'altronde anche la costituzione fisica lo fa pensare, molto roccioso fisicamente, quindi assisteremo sicuramente a un bel match. Tu ricordi naturalmente questi avvenimenti, ecco, tu quando vedesti per le prime volte Hagler con Antuofermo e poi successivamente, ecco, pensavi che sarebbe diventato quel grande che poi è diventato? Ma devo dire la verità, non pensavo che poi sarebbe diventato il grande Hagler, perché in effetti Antuofermo era un battagliero, però per un pugile elegante come poi si è dimostrato Hagler, secondo me avrebbe potuto vincere molto molto tranquillamente, invece poi, come si è rilevato, ha sofferto molto. Ecco, finora in questa prima ripresa non è successo assolutamente niente, ecco Hagler che avanza con il destro, un mancino, infatti poi successivamente abbiamo visto cambiare spesso anche guardia, vero Pete? Eccolo qui, ancora, Hagler, molto mobile sul tronco, Hanami è molto prudente, Guantoni all'altezza del volto, sono due picchiatori e quindi non vogliono lasciare alcuna chance all'avversario. Ancora vediamo mobilissimo, sempre sul tronco, avanzare a piccoli passi, sempre determinato, una box che ormai è diventata classica, quella di Aga, ecco che aveva raggiunto la misura, si porta a distanza per far partire il suo sinistro, ancora tocca ancora, ma si tratta di colpi di assaggio appunto per studiare l'avversario ed aprire la guardia. Hanami era il primo combattimento che svolgeva negli Stati Uniti alla ricerca del successo che poi aveva già ottenuto altri personaggi francesi come Marcel Cerdan. Lo incalza Marvin Hagler pochi istanti al termine della prima ripresa, molto cauto il francese, appoggia il suo jab. È chiaro che sono due guardie diverse, un guardia destra e un guardia normale, quindi c'è sempre un po' di difficoltà inizialmente a prendere le misure, è vero Patrizio? Ma entrambi comunque sanno che è un match importantissimo e quindi all'inizio del match difficilmente i pugili si buttano subito dentro nella battaglia. Eh sì, perché Hagler, dopo aver un po' sprecato la chance contro Antuofermo a Las Vegas, deve ricostruirsi di nuovo una carriera per poter ritornare al titolo, cosa che infatti avvenne l'anno successivo, ma dovette recarsi a Londra contro Alan Minter, che battette addirittura per KO portandogli via il titolo. Quindi è diventato campione nell'81 e ha tenuto il titolo per ben 6 anni questo straordinario personaggio che appunto abbiamo detto era nato a Newark nel New Jersey ed era allenato da questi due personaggi di origine italiana famosissimi, Goody e Pat Petronelli. Poi comunque la caratteristica di Hagler la sappiamo tutti, era quella proprio di riuscire a prendere le misure dell'avversario, non si buttava mai allo sbaraglio, gli servivano appena 2-3 round per inquadrare l'avversario e poi poter piazzare i suoi colpi. Ed eccoci al secondo round, Marvin Hagler come sovraimpressione lo descrive perfettamente in pantaloncini rossi con la sua classica pelata, vediamo se ora incrementa come suggerito in un certo senso da Patrizio la sua azione, sempre prudentissimo, si tiene lontano, ecco è arrivato il primo sinistro, poi il gancio destro, si fa più deciso, ecco che ha colpito con il gancio, il montante al corpo, alla figura. Poi è stato stupendo come azione il montante, perché sul destro di Amami è uscito fuori e ha piazzato il suo montante sinistro. Amami cerca di girare in senso antiorario per tenersi lontano dal sinistro di Hagler,
abbozza i suoi colpi, piazzato un jab sinistro, velocissima l'azione di Hagler, è andata a vuoto per lo spostamento di Hanami. Ancora sta cercando di nuovo di riprendere la misura, sempre mobilissimo, ecco un gancio sinistro bloccato parzialmente da Hanami. Ancora si avvicina con questi piegamenti sul tronco. Sì, Hagler, è bello questo gancio destro di Hagler. Incrementa l'azione, ancora alle corde, ma stupendo questi micidiali questi colpi di Hagler, una serie di ganci fuori dalle corde addirittura Hanami. E il match finisce qui. KO quindi alla seconda ripresa, questo successo che a Portland nel Maine rilanciava Hagler, il meraviglioso, verso i vertici mondiali. Abbiamo visto il volto distrutto del povero francese, che così conclude anche lui la sua avventura americana. Rivediamolo. Ecco, c'è stato il destro di Hagler che già ha fatto ha scosso il volto di Hanami, ma ancora ecco che lo colpisce con questo gancio micidiale. Secondo me il match già stava finendo su questo colpo. Poi Hagler, c'è stato ancora un sinistro e poi da qui comincia la serie di ganci sinistro-destro. Guardate la bravura di Hagler sulla reazione di Hanami, molto calmo, attento, è uscito fuori dai colpi e poi ecco qua questa serie di colpi diritti, ganci montanti e micidiali.